Ciao a tutti ragazzi, io sono Zisa Vape, benvenuti nel mio canale dove si parla di liquidi, sigarette elettroniche e tutto ciò che appartiene al mondo dello svapo. Oggi è domenica, quindi la rubrica di Zisa in cucina con Zisa si aggiornerà. Ho preso questo preparato per pancake della Camero, era un'offerta, ho detto vediamo come vengono i pancake invece di farli da zero con il preparato. Allora, praticamente è semplicissimo, noi dobbiamo prendere questa confezione e aggiungere solo due uova e 200 ml di latte. Adesso seguiamo i passaggi. Lavora le uova in una terrina con lo sbattitore elettrico a massima velocità per un minuto. Aggiungi la miscela e il latte e lavora a bassa velocità. Se vuoi un gusto più deciso, aggiungi 25 g di burro fuso raffreddato. Io quello l'ho evitato per farla, diciamo, tra virgolette, un po' più leggera. Come prima cosa dobbiamo sbattere le uova con il frustino, massima velocità per un minuto. Prendiamo le uova, se avete le solite ciotole, quelle di plastica, non torna utile, utilizzate. Io purtroppo non le ho, mi accontento di un piccolo pentolino. Perfetto, le uova sono state aperte. Adesso armiamoci di frustino, andiamole a sbattere. Un minuto massima velocità, sono 0,5 fino a 0,6. Perfetto. Aggiungi la miscela e il latte e lavora a bassa velocità. Quindi mettiamo tutta la miscela, così. Quindi sicuramente ci ha fatto sbattere prima le uova, così prendeva aria il nostro composto e poi verranno più spumose e soffici in cottura. Abbiamo messo completamente tutta la busta dei pancake. Adesso andiamo a mettere il latte. Perfetto, ovviamente il mio bicchiere è della Barista Brew & Co. perché l'elemento che ci lega al vaping non deve mancare. Alla faccia della bassa velocità. Sì, vabbè, aspettiamo che il composto praticamente si levi. Perfetto, abbiamo finito. Possiamo passare al piano cottura. Eccoci qua, ragazzi. Allora, siamo alla nostra postazione di cucina. Allora, il secondo passaggio è ungi una padella antiaderente e scaldala a fiamma medio-bassa. Quindi comincio ad accendere. Io di solito uso il burro per ungere, ma non ce l'ho. Vado ad utilizzare un olio di semi, non di oliva, perché altrimenti il sapore sarebbe troppo forte, troppo incisivo. E per ungere uso poco olio, non è che ne uso tanto, e lo vado a spalmare su tutta la superficie della padella per far sì che diventi antiaderente. Nel frattempo sta scaldando. Aspettiamo che arrivi a temperatura, vediamo il terzo passaggio. Quando è ben calda, versa una tazzina da caffè di impasto per ogni pancake, cuoci per un minuto per lato. Quindi aspettiamo che scalda e lo Eccoci qua facciamo. ragazzi, allora la nostra padella sta arrivando a temperatura, cominciamo a dosare il nostro impasto, preferisco fare le riprese così, così lo vedete da vicino, utilizziamo la misura che ci ha consigliato la scatola, cioè la tazzina da caffè. Mettiamone più insieme in questa maniera, io non lo tocco, gli faccio prendere lo spazio che vuole. E poi lo girerò una volta che vedrò che il colore di sotto è cambiato. Guardiamo lo spessore da questo lato, come potete vedere, sta prendendo spessore, sta prendendo volume, come deve fare un pancake. Ci vuole pazienza, lasciateli cuocere. Quando vedete che raddoppia, che si fa la patina, piano piano, se avete la spatola è la cosa migliore, ma siccome Zisa non ce l'ha e deve sempre ingegnare, uso il dietro della forchetta, lo inserisco piano piano sotto. E così lo stacco senza romperlo e lo giro. Appena questa sarà pronta, vi mostrerò Allora, in che ragazzi, modo. Guardate questo qui, che bel colore che ha preso, quanto è diventato alto. Questo qui è pronto. E lo mettiamo nel nostro piatto. Adesso andiamo a girare l'altro. Guardate, ragazzi, infilatevi con la forchetta sotto, piano piano. Vedete? Si fa la patina e praticamente si stacca da solo.
Una volta staccato, attenzione, cambiamo mano, non lo voglio rompere. Ok, una volta staccato, facciamo in modo di girarlo. Colpo secco, non rompetelo, mi raccomando, perché è un peccato. Abbiamo girato quello, guardate che colore, ancora più bello di quello. Dal secondo in poi vi verranno meglio e andiamo per il terzo. Andiamo per il terzo. Allora vi posso dire che il metodo per misurare il pancake, utilizzare la tazzina come dose per il pancake, è eccezionale. Vi viene della grandezza che vedete nei film americani, vi viene dello giusto spessore e riesce a cuocere in maniera perfetta. Quindi ragazzi, fate questo procedimento con tutti i pancake e noi ci rivediamo quando sono tutti pronti. Eccoci qua ragazzi, la nostra torre di pancake è completa. Ho seguito le istruzioni della Cameo, come abbiamo potuto vedere è molto molto semplice. Prima sbattiamo le uova per un minuto, mettiamo gli altri ingredienti, diventa bella spumosa e passiamo al gas. Quando mettiamo sulla padella leggermente un po' di burro o di olio di semi per creare l'antiaderenza, appena comincia a prendere calore, con una tazzina da caffè facciamo le nostre dosi, lo versiamo e non lo tocchiamo. Appena lui farà la patina, e cosa importante che ho dimenticato di dirvi mentre vi facevo vedere la cottura dei pancake, è come si capisce quando va girato: quando il pancake in superficie comincia a fare le bolle, quindi sta prendendo aria, appena fa le bolle ha l'aderenza giusta sotto per poterla prendere e girare. Fatto questo, le mettiamo in pila. Ora, io amo la Nutella, ma il pancake, essendo un dolce tipico americano, ha solo una salsa d'accompagnamento ed è lo sciroppo d'acero. Ragazzi, se non l'avete provato, vedete che se lo provate non ne potete fare a meno. È una droga. Io l'ho messo come lasagna. Ho messo il pancake, sciroppo d'acero, pancake, sciroppo d'acero e l'ultimo strato lo condirò con voi. Anzi, l'ultimo strato lo metterò facendo un food porn su Instagram, su luigi_pa87, pa di Palermo. Ci mettiamo una musichetta adatta, dai. Io metterei qualcosa all'americana, proprio di Elvis. A little less conversation. Perfetta. Vi ho fatto vedere come si fanno i pancake. Conditeli con lo sciroppo d'acero, perché è la morte loro. È la tradizione del pancake, è lo sciroppo d'acero. Guardate qua, sono riuscito a fare una pila di 10 pancake. L'ultimo l'ho fatto enorme. Invece di farlo con due tazzine, l'ho fatto con una sola. Ho fatto un mega pancake. Mentre io mi godo questo pancake dall'odore eccezionale. Io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto. Guardiamo intanto l'interno. Guardate, è venuto bello spumoso, è venuto bello soffice e mi è colato un po' di sciroppo d'acero. È soffice, sembra veramente quello che mangio all'America Graffiti. Semplicemente eccezionale. Ragazzi, se non volete sbattimenti, il preparato pancake della Cameo è veramente ottimo. I suoi consigli sono eccezionali: con due uova e un po' di latte riuscite ad avere un impasto soffice e morbido come un vero pancake americano. Ragazzi, io questa pila di pancake adesso me la strafogo tutta, me la sbafo tutta, come si dice a Palermo, e metto qua lo sciroppo d'acero in bella vista. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale di ZisaVape, iscrivetevi al mio Instagram, ZisaVape tutto attaccato, al mio Instagram personale, luigi_pa87, che così potrete vedere le mie storie alimentari anche là. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ragazzi, mi raccomando, provatelo a casa perché ne vale la pena.